Buonasera, siamo qui al Maracanà, siamo con l'altro presidente, capitano del numero uno presidente. C'è la marca. A lezione Reed a Mudenus. Sante parole di la marca. Dicevamo, siamo qui con il presidente Ruggero dopo questa bella vittoria dell'Everton contro il Bayern Monaco. Ci deriva questa vittoria da un grande margine di vantaggio. Che cosa vuole dire al suo amico nemico Francesco Giovino? Sì, vabbè, ci tenevamo a questa vittoria perché comunque siamo quasi da più di un mese che il Bayern attende questa famosa sfida contro l'Everton, nel senso che il campo abbia dimostrato chi era più forte. C'è anche il ritorno sì, tra una settimana, per lei basta così oppure dimostrare anche nel ritorno che non è stato un caso quello di stasera? No, ovviamente, anzi noi verremo ancora più cattivi di oggi perché cercheremo di fare sempre del nostro meglio in questo torneo. Anche perché c'è ancora in ballo la qualificazione, stanno giocando Trab e Real Madrid, se non vado errato vince il Trab, quindi a punteggio pieno, quindi si giocherà tutto per il secondo posto disponibile, Everton punta a passare il giro. Certo, noi cercheremo di fare quanti più punti possibili, è molto, anzi credo che sia fondamentale vincere la prossima di nuovo contro, come si chiama, il portiere del Bayern Monaco, il capitano, contro lui. Ho messo battaglia anche il ritorno, io vedo. Noi siamo qui, l'ha promesso da due mesi, penso che abbiamo anche la loro in casa, il campo di 8, quando vogliono, dove vogliono, siamo sempre qui. Va bene, l'ultima parola sui campioni d'Europa che hai in squadra, ti hanno fatto ancora una volta vincere l'altro partito insieme agli altri. Sì, questa è stata una partita strana perché due squadre non c'era nessun portiere e la rivelazione di questa è stato un ex campione d'Europa il quale ci ha dato una grande mano a porta in assenza di una parola di Bugione su questo match, niente. Le vizie si fanno fredde, quindi concediamo anche il presidente un giro la parola a Francato. Ma com'è, dici tu che fare l'intervista? Se mi si è fossi fare l'intervista vuole dire anche la parola a Francato questo Everton quindi punta alle semifinali e poi a vincere il titolo. Semifinali, progetto ambizioso, abbiamo preso due campioni d'Europa apposta per questo, non puntiamo alla vittoria. Non è mai successo che due campioni d'Europa, cioè un campione d'Europa vinca per due anni consecutivi il titolo, può essere la prima. Guarda, lo spero, ma teniamo i piedi per terra, perché non si può mai sapere. Però ci togliamo qualche soddisfazione, magari passando il girone, poi nella partita seconda. Archivata già la brutta figura contro il Trapp. Archivata alla grande, penso si sia visto anche in campo. Fortunatamente ci siamo rifatti subito. Mi farei dei ritorni. Ma quindi forse che... senza Ruggero in campo è meglio. Speriamo. Quindi i campioni d'Europa per vincere un'altra volta hanno dovuto cambiare squadra. I campioni d'Europa per vincere hanno dovuto cambiare squadra. Finito il ciclo, ti cambio, però forse è un addio su un ciao. Salutiamo Ruggero. Francato, ci vediamo per la prossima intervista in campo, sono Trab e Armadillo.